Grand Theft Auto, Long Night, Zombie City. Grand Theft Auto, Long Night. Episodio 5. La notte del caos. Più tardi, quella sera. Allora, rondo breve, estaré al faro di Vice Beach, ma purtroppo, la volante della polizia non si apre. Ove, troverò un veicolo da queste parti. Minchia, il codec. Pronto. Miguel, sono Giuliano Jackson, riesci a sentirmi? Espera, sei Giuliano Jackson? Sì, sono io. Ascoltami, se sei sopravvissuto dagli zombie, io e Capone Extremo siamo nella merda fino al collo, ma non ti preoccupare per me e Capone, ce la caveremo. Perfetto, allora non ho bisogno di aiutarvi, se la volete così. Io intanto devo andare a cercare un veicolo con cui devo andare al faro, ci sentiamo al santuario di Orazio il Pazzo. Orazio? E chi sarebbe questo Orazio il Pazzo? Allora, ti spiego bene. Orazio il Pazzo il culo, te lo piazzo, è un personaggio di TGT, Alochendo TV, però lui ha fatto conoscenza con Capone Extremo, le dice niente. Ascoltami, ora non posso perdere tempo, ne parliamo più tardi. L'avevo previsto la chiamata di Giuliano Jackson, ma sono sicuro che se la caverà abbastanza. Che mi sono perso? Magia, un altro comidonaccio che espera lì sopravvivere, ma yo creo que tú sabes magia a darle zombie muajajajajaja. Aspetta, ma sono zombie inculatori e non reatolatori? Mi sa che gli zombie ti manchino vivo XD. Eh? No, me alegre de ver usted de verdad. Come è possibile che non è gastolano la gente? Deve essersi un fottuto errore. Sono giorni che non è gastolo qualcuno? Si è vita di merda. Ha fegato e inculato con le mie stesse mani XD. Ma io vi denuncio, perché siete ridicoli a già nascita, cazzoni. El gastolier denuncia a parte. Come mai ho la corsa infinita? E non mi stanco per niente.
e semplice, hai preso l'energy drink, un energy drink che bevi sarà la tua corsa che non finisce mai, proprio come la Fiat 126 che non consuma mai la benzina di Metal Slug XD, quindi puoi correre tranquillamente. Ok, so bene cosa faccio, inizio a proseguire la mia strada verso il faro di Vice Beach, magari procorron. El tiburón 22130 generale supremo da uccidere. I tre traditori saranno eliminati dalla faccia della terra. Un'altra chiamata, vediamo un po'. Pronto. Pronto, Chir. Ma guarda sti call center merdoso, ti esplodesse le vostre madri. Anzi, se voi si fossi call center dovreste abortirvi. Era meglio che non esistono più. Un momento. Nel cruscotto cosa c'è? Vediamo un po'. Miss H, che sto è la BXD. La aramace si fo. E Marzio, sto caffè è grave. Scaduta del calibro 1986. Ovviamente, essendo una cita degli anni 80, tutti i prodotti scadono. Ci vergogna, Miguel ha bevuto il caffè Marzio, io lo obbligavo in non ergastolo, ma per insieme a Sprint, e ma io ti denuncio, per se vuoi mandarlo a paperissima Sprint al posto di ergastolare, cazzone, mi hai seriamente rotto il cazzone. Intanto c'è i rostomini si litigano, io vado al faro ad uccidere questi tre bastardi. Intanto c'è a Nebraska 94, c'è che gli devo dire una cosa. Pronto. Pronto qui Nebraska 94 in operativo, serve una mano? Nebraska, avrei il bisogno delle notizie, Dio sì, lo sai perché, sono il suo fratello d'infanzia, giusto per capirsi. Ti capisco amico mio, al momento ne ho trovato nelle telecamere di Vice City, madonna mia, se Josie morirà da quei bastardi addetti alla sicurezza, saranno cazzi suoi. Ovviamente sei stato contagiato da Budica di Domloke 93, ma non ti preoccupare di Giosi. Per salvare devo correre i risi. Tu hai da Orazio a cedere i cancelli. A che tre bastardi si penso io? Allora, un certo tipo di nome Ronald Montana ha intenzione di governare Vice City, ma siccome sono imbranati i ricci rivi e tutti tocca ad uccidere con la motosega e fargli il culo. A così non dobbiamo avere i problemi. Stammi bene. Odio la gravità. Mierda, se ne sono troppi. Sarà meglio tirare la motosega che sti piccoli esterci rari. Morite. Ora proseguiamo a salire. Proprio adesso devi fumare una sigaretta. Ma non avevi smesso di fumare? Ma qual ho smesso? Stai zitto. A te piace solo scherzare, vero generale supremo? Ragazzi, io non riesco a capire il perché non si riesce a spegnere la luce. È inutilizzabile, lascialo qui. Mario, ora sei rincoglionito nato nazionalista, ma come cazzo ti viene in mente di fare spegnere la luce? Andate tutti a cagare se fossi, e vi frego anche il pacco speciale. Vendi esta caro nazionalista locandista, sei morto ahahahaha. Miguel del cazzo, un giorno ti ammazzo. Ora sendo da faro, altrimenti gli ergastolatori sanno c'è sono stato io, ma sappiate c'è io voglio essere un fantasma in più possibile di este, perché loro si accorgono c'è i fantasmi uccidono gli ergastolatori, ahahahahahaha. Non vedo l'ora c'è, le forze australiane disinfettino Vice City. Ehi capo, abbiamo catturato quella puttana con i capelli rossi. E noi, ha preso in ostaggio una persona, ho vado a salvare. Nel furgone portavalori, trasportava mia sorella, ovvero Josie. Ora lasciami fumare una canna per calmarmi de calitro nervoso, se non ti dispiace. Sicuro. Beh, allora non voglio avere problemi. Me ne vado. Il giorno dopo. Cosa? Lei, ma questo non è la tua stanza? Aspetta, ma è uguale. Sì.
ma è proprio quello, come hanno fatto a replicare la stanza dove c'era una puzza proveniente da Smoke. Però guarda il lato positivo, almeno non c'è questa puzza. Effettivamente hai ragione, qua non vedo nessuna puzza di Smoke, la mia invece è inagibile, una puzza totale che tu non hai idea di quello che è successo. Bene. Ehi, ma cosa cazzo sta succedendo? Un momento. Ma quello non è Fadok? Oddio. Non ci credo, ma è proprio Fadok. Lui ha provato ad entrare nel mio canale mentre stavo giocando a Doom. Sì sì, esci pure da questo laboratorio, tanto verrai ammazzato da questi mostri, X-Franklin del cazzo. Cosa? Ma cosa ci fa Fadok nel mio video di Doom? Ma non gli ho lasciato una frase indimenticabile. Non mi lasci da nessuna parte, visto che mi hai anche insultato, dicendo, spero che l'omino del kebab ti dia il bastone di carne, e subito dopo ti sei messo a ridere come uno scemo che guarda la sitcom. Ma di che cazzo parli? Vattene subito dal mio canale, schifoso stolta. Stalker lo dici a quella bagascia di tua madre, è grazie a Dio che non ti hanno preso da questi mostri, altrimenti ti avevo spasciato il collo. Ma vai a cagare Fadok, torna dal canale di Lemloquendo Cicca, e subito anche. No, non lo farò. Ah sì? Allora te la faccio infilare un palo inculatore nel tuo culo merdoso che hai. Nooo, oh, mammina, aiuto! Fadok di merda, ma io ti ammazzo bastardo, io ti ammazzo! Non ho pietà di te Fadok, fatti prendere! Ti prego Franklin, non mi ammazzare, prometto che non ti romperò più i coglioni, ti prego non farlo. Mi dispiace Fadok, non mi posso calmare dopo quello che hai fatto, io sono super incazzato. Meglio che mi allontano, altrimenti finisco come Fadok, che si prenderà a colpi di mitra. Un momento, non potresti darci una calmata, mi metti ansia. Non me ne frega una beata minchia. Finché tu non morirai, io sarò più calmo senza di te, hai capito? Beccati questa tanica di benzina. Ciao Franklin, come va? Io bene, ma parlami sul fatto che avevi il diabete. Va bene, ora te la spiego tutta la faccenda. Ti conviene sbagliarti, se non vuoi finire vivo per zombie. Ma che domande sono? Stai tranquillo fratellino mio, tu intanto farli fuori a questi zombie con Luzzi. Ok. Si va in sena. Brutti bastardi mangiatori, di cervelli, vi inculo con la sabbia. Zio Verbona, mi riparte subito in azione e obbligare l'ergastolo. Ma stai zitto lurido bastardo, pure tu sarai mangiato da questi zombie inculatori. Ma cosa? Volevi? Pensavi c'era urlo come un nato, ma ti guagli, o che ha soffetto abbastanza da tutti questi fallimenti, ma non accadrà mai. A disenteria con H ti viene, se fai il ripetitivo. Ma quanti ce ne sono questi zombie di merda? Non lo so signorita, ma è meglio che si sbrighi. Ci sto provando a sbrigare, ma per favore, chiamami sorella o sorellina come vuoi tu, ma basta che non mi dai della signorina, odio questo soprannome. A volte mi capita di dare delle riance se sei mia sorella. Aspetta, intendi lo scambio di persona? Vabbè, è acqua passata, ora lasciami sbrigare. Secondo voi, l'onnipotente Fidel Castro vi ammazzerà di botte e chiede? Un momento, non è grave, per caso sei contro le loro leader. Si grandissima testa di cazzo, io prego tutti i giorni con Fidel Castro, in besermino di l'ergastolo di Lelokendo Sil, e contro la pornografia, perché si confida con quel covidonato di Alexander Lukashenko, io in besermino fido con Fidel Castro. Questo è una gran cazzata che voi omini degli ergastoli, mi fate pena. Comunque, a che punto sei Nashua? Sto finendo Miguel, ci sono quasi, però non mi chiamo Nashua, chiamami Josie, Nashua è un nome falso che mi sono finto durante il viaggio di Los Santos XD. Non se la faccio più, mi sto rompendo i coglioni a forza di uccidere tutta aquella orgia di zombie. Dai che ce la fai, resisti fratellino mio, arrivo subito da te. Ti conviene farlo, ya sta arrivando una ondata di questi sifosi. Siamo già a 10 secondi. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Il tempo è scaduto. Scappa dai. Via. Quell'insulina mi faceva dei brutti scherzi se non mi guarisco. È tutto. Io non ho niente da dire su di te.